attimi di paura si sono vissuti proprio ieri 9 giugno 2022 a Palermo, precisamente in corso Vittorio Emanuele. Un cavallo imbizzarrito infatti ha letteralmente creato il panico, il caos più totale nel centro storico. Il grosso animale infatti ha distrutto i tavolini, le sedie, ha ferito un uomo. Poi è stato bloccato in piazza Marina da una pattuglia della polizia del municipio. È stato identificato il proprietario del cavallo e quindi sarebbe scattata una sanzione. Da come si legge sul web, tutto sarebbe partito da parte di un turista piuttosto esagitato a livello di umore, in quanto sarebbe stato, come sarebbe risultato, ubriaco, che in piazza di Jena, scusatemi, avrebbe colpito un cavallo attaccato a una carrozza. L'animale quindi si è imbizzarrito, ha urtato un altro cavallo e ha provocato la reazione di un altro cavallo, un secondo che si è andato ad imbizzarrire sempre di più e quindi ha creato la folle corsa. Vi ringrazio per l'ascolto, ieri vi ricordo che è il 9 di giugno 2022, il video termina qua, iscrivetevi se vi va a commentare. Un saluto caro Alejandro, non ha dato